Le ondate di vento dovettero proseguire di fretta. Vide un volto, Gesù decise di entrare in Gerusalemme. Gesù continuò a percorrere con i suoi discepoli e una folla di fedeli le strade di Galilea, e la gente lo vedeva compiere miracoli, sentiva crescere intorno a lui l'amore e avvertiva nell'ostilità dei farisei la paura. Ora sono arrivati in Giudea, sotto la Pasqua. Gesù decide di essere chiaro. Era assunto in maniera particolarizzata, come non ha mai fatto prima d'ora. E anche tempo, perché a Gerusalemme c'è chi vorrebbe sopprimerlo. Prendendo i 12 presso di sé, cominciò a dir loro quello che gli doveva accadere. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà dato in mano ai sommi sacerdoti e agli scribi, e lo consegneranno ai gentili. Questi lo scherniranno, disputeranno addosso, lo flagelleranno e lo faranno morire. Ma dopo 3 giorni egli risusciterà. Osanna figlio di Davide! Osanna figlio di Davide! Per i sommi sacerdoti e i farisei il tempo stringeva. E in quel mercoledì si tenne quindi un nuovo consiglio per discutere sul modo di impadronirsi di Gesù. Fratelli, truppe romane di rinforzo hanno preso quartiere nella Torre Antonia, pronte ad intervenire se occorre. È arrivato anche Erode Antipa e la folla dei pellegrini cresce di ora in ora.
e in mezzo a questa folla si aggira Gesù. Egli parla, molti lo ascoltano, parecchi lo seguono. E se questo Gesù lanciasse alla folla una qualche parola d'ordine incendiaria, e se scatenasse una rivolta, che ne sarebbe di noi? Al primo subbuglio Ponzio Pilato scatenerà i suoi soldati sulla folla dei pellegrini e distruggerà il luogo santo e la nazione intera. Voi non sapete nulla! Ne riflettete! Per noi è conveniente che muoia un solo uomo per il popolo e non perisca l'intera nazione. Ma tutto il popolo gli va dietro. Un arresto di Gesù eseguito durante la festa pasquale è pericoloso. I pellegrini possono insorgere per proteggerlo. Perché Gesù potrà allontanarsi con i pellegrini che tornano alle loro case e sfuggire così alla cattura. Bisogna coglierlo di sorpresa con un arresto clandestino. Cosa ci propone? So che cercate il mezzo di arrestare Gesù. Mi offro di consegnarvelo pulitamente e senza schiamazzo. Predisposto con i suoi apostoli la celebrazione della Pasqua. Ho desiderato ardentemente di mangiare questa Pasqua con voi prima del mio patire. Quello che faccio tu non lo comprendi ora, lo capirai in seguito. Non mi laverai i piedi in eterno? Se non ti lavo, non avrai parte con me. Signore, allora non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo. Chi ha preso il bagno non ha bisogno che di lavarsi i piedi, giacché è interamente mondo, e voi siete mondi. In verità vi dico, uno di voi mi tradirà. Chi è il Signore? Colui che ha messo con me la mano nel piatto, quegli mi tradirà. Il Figlio dell'uomo va per la sua strada come è scritto, ma guai a colui per il quale il Figlio dell'uomo è tradito. Meglio sarebbe che non fosse mai nato. Domanda di chi parla. Signore, chi è? Chi è? Signore, chi è? Signore, chi è? Chi è? Signore, chi è? Signore. Quello a cui darò un boccone inzuppato. Sono forse io, maestro? Tu l'hai detto. Quello che devi fare, fallo presto. Ed ecco che prende del pane alzimo, fa il rendimento di grazie, lo benedice, lo spezza e lo dà ai suoi discepoli dicendo: prendete e mangiate, questo è il mio corpo che è sacrificato per voi. Fate questo in memoria di me. Bevetene tutti, questo è il mio sangue della nuova alleanza che sarà sparso per molti in remissione dei peccati. E vi dico che d'ora in poi non berrò più di questo succo della vite fino al giorno che ne berrò di nuovo con voi nel regno del Padre mio. Ancora per poco io resto con voi. Voi mi cercherete, ma dove io vado voi non potete venire. Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri,
come io vi ho amati, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Dove vai, Signore? Dove vado io, tu non puoi venire per ora, ma più tardi mi seguirai. Perché non posso seguirti ora? Io darò per te la vita. Darai la vita per me? In verità vi dico, tutti voi questa notte sentirete scandalo per causa mia. Infatti sta scritto, percuoterò il pastore e le pecorelle del gregge saranno disperse. Ma dopo che io sarò risorto, vi precederò in Galilea. Anche se tutti si scandalizzassero di te, io non mi scandalizzerò. In verità ti dico, Pietro, che in questa notte, prima che il gallo canti due volte, tu mi rinnegherai tre volte. Signore, con te sono pronto ad andare e in carcere e alla morte. Non si turbi il vostro cuore. Credete in Dio. Credete anche in me. E quando sarò partito e avrò preparato un posto per voi, di nuovo verrò e vi prenderò con me, affinché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, voi sapete la via. Ora la cena è finita. Usciti dalla sala, Gesù e gli apostoli scendono nella città bassa e si dirigono alla vicina collina, detta Monte degli Olivi, fermandosi sul luogo chiamato Getsemani. Il luogo è deserto e silenzioso. L'angoscia si impadronisce di Gesù. Ha bisogno di stare solo per pregare. Così, lasciati gli altri apostoli, si apparta con Pietro, Giacomo e Giovanni. Sia fatta però la volontà tua e non la mia. Dormite pure e riposate. Ecco, si avvicina l'ora in cui il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei peccatori. Andiamo a prenderlo, andiamo a prenderlo. Siamo qui, vediamo. Ti saluto, maestro. Amico, con un bacio tradisci il figlio dell'uomo. Vieni qua. Dove vai? Allora quelli fattisi avanti misero le mani addosso a Gesù e lo afferrarono. Gli apostoli intervengono in una reazione istintiva e immediata. Pietro estrae la spada e con un colpo taglia un'orecchia a un certo Marco, il servitore del sommo sacerdote. Gesù risana Marco con il tocco delle sue mani e calma Pietro. Rimetti la tua spada nel fodero, perché chi di spada ferisce, di spada perisce. Siete venuti con spade e bastoni a prendermi come se fossi un brigante. Ogni giorno ero seduto in mezzo a voi nel tempio a insegnare e non mi avete preso. Ma questa è l'ora vostra, la potenza delle tenebre. Tutto questo però è avvenuto perché si adempiano le scritture.
missione compiuta. L'arresto di Gesù è avvenuto con la massima rapidità ed efficienza. A parte la breve reazione di Pietro alla quale ha posto fine Gesù stesso, non ci sono stati clamori, grida, niente. Dispersione immediata dei suoi seguaci, rapido ritorno in città della spedizione con la sua preda, in silenzio, senza il minimo disordine, come appunto si desiderava. Non sei tu uno dei discepoli di quell'uomo? No, non lo sono. Anche costui stava con Gesù di Nazareno. Sei forse uno dei suoi discepoli? Oh uomo, te lo giuro, non lo sono. Sai dove hanno condotto Gesù di Nazareno? Anche tu sei Galileo. Il tuo modo di parlare ti tradisce. Sei forse uno dei suoi discepoli. Certamente tu sei uno di quelli. E lui, sì, sì, è uno di loro. Sì, costui si trovava con Gesù Nazareno. È lui. Stava con lui. L'ho visto. Certamente tu sei uno di quelli. E lui, sì. Niente affatto. Già ve l'ho detto. Ma come devo giurarvelo? Io non conosco quell'uomo! Sei venuto? Sei pazzo? L'inferno è disceso nell'animo mio. Inorridisco sentendo martellare nella mia mente il rimorso del tradimento. Andate via di qua! Il peso del tradimento cade su di te. Noi abbiamo rispettato i patti. Eccovi, o belve feroci! Eccovi il vostro maledetto denaro!
Appena giunto sul Calvario, Gesù viene spogliato delle vesti e fatto salire sul supporto della croce. Il castigo, ma lui è innocente, non ha fatto nulla di male. Signore, ricordati di me quando sarai nel tuo regno. In verità ti dico, oggi sarai con me in paradiso. Donna, ecco il figlio tuo. Giovanni, ecco tua madre.
Sì, conosci la tua vita per me.